Ciao e benvenuti a Piccoli Passi di Educazione Positiva. Oggi abbiamo una intervista. Vediamo Carmen Besci, psicoterapeuta, e perché è importante avere fiducia in noi stessi e nei nostri figli per la relazione che costruiamo giorno dopo giorno con i nostri bambini. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Sono lieta di presentarvi oggi un'intervista con Carmen Besci, che è psicologa e psicoterapeuta, formatrice da tantissimi anni di educatori e puericultrici, puericultori anche, non so se ne esistono Purtroppo tanti, no, purtroppo no. figura solo In femminile. Italia questa professione esiste solo al femminile, non al maschile. Non so da voi in Francia se questa cosa è un po' differente. No, poche, non ne ho per esperienza. Mi è capitato di vedere maestri, sì, così come ostetrici, perché stavo pensando un'altra professione, ostetrici maschi, sì, molti, ma in effetti puericultori maschi, no, pochi. ma non si sa mai, non demordiamo. Assolutamente no. Carmen, presentati, cioè, chiedo insomma, ti invito a raccontarci un pochino il tuo percorso, che cos'è che ti fa brillare, cosa ti ha portato, insomma, a seguire questo percorso. Allora, io ho cominciato studiando psicologia. Avevo già in mente comunque che il focus del mio interesse erano le famiglie e i bambini. Sottolineo le famiglie e i bambini perché, come dico sempre alle mie allieve, amiamo i bambini, lo dicono tutti. Se non amiamo le famiglie, che sono la cosa più importante per loro, la loro cultura, la cultura che ci portano, non possiamo fare un buon lavoro. Quindi, anche se le zie, le nonne, papà, le mamme magari sono più irritanti dei bambini, belli, pacciocchosi e carini, è importante arrivare a un giusto rapporto con loro per poter avere fare un intervento efficace con le famiglie e i bambini insieme, perché non possono escludersi a Assolutamente. vicenda. E quindi questo ce l'ho sempre avuto, questo interesse per le famiglie e i bambini e per i rapporti fra adulti e bambini, partendo da me, cioè come bambina ipersensibile alle parole, lo sono sempre stata, quindi le parole degli adulti, che spesso con i bambini sono un pochino superficiali, nel senso che partiamo dal nostro codice, no? Dal nostro modo di parlare, che è filtrato, che è figlio di tutta una serie di schemi, di esperienze che abbiamo fatto, e non ci rendiamo conto che certe parole, per il modo di pensare di un bambino, hanno un peso ben differente, sono come pietre, diciamo così, alcune volte. Se poi le scagliano mamma e papà, o l'educatrice a cui ci affidiamo, assumono una rilevanza particolare. Quindi, essendo sempre molto sensibile a questo tema, ne ho sempre fatto oggetto della mia formazione, nel senso di come parlo io ai bambini, ai genitori, alle famiglie, e di come sia importante trovare le parole giuste per non ferire la sensibilità dell'altro e soprattutto per non umiliarlo. Perché siamo reduci. In fondo non è mai morta questa sorta di pedagogia nera, per cui dall'umiliazione si impara. Dall'umiliazione non si impara niente, se non a vergognarsi di se stessi. E l'esperienza personale dovrebbe insegnarcelo, invece no. Esatto. Invece poi ci dimentichiamo, no? O meglio, da un punto di vista psicologico, più che dimenticarcelo, Razionalizziamo. poi razionalizziamo, ci difendiamo, sviluppiamo delle difese rispetto a questo. E quindi tutto l'oggetto del mio lavoro su me stessa e con gli educatori, gli insegnanti, le puericultrici che lavorano col corpo dei bambini e con il bambino, magari anche il primo figlio di persone, mamme e papà, tengo a sottolineare mamme e papà perché quando arriveremo all'idea che i bambini sono
egualmente uguale responsabilità è della mamma e del papà, differente, ma della mamma e del papà, non sarà mai troppo tardi. Ce la faremo. Ce la faremo sicuramente, e se ci impegniamo ce la faremo. E quindi dicevo, questa cosa per me è molto importante, è molto importante perché crea una cultura differente. Se, quando si dice che il bambino è il padre dell'uomo, in fondo questo vuol dire che il modo in cui sei stato trattato, rispettato o meno da bambino, fa sì che tu poi quel rispetto sia in grado di darlo a qualcun altro. E questo è un lavoro continuo, soprattutto per l'adulto, perché noi con le parole ci andiamo tutti, e poi le parole a un certo punto sei stanco, sei stressato, e sbagli, certo, inevitabilmente. Però per fortuna c'è la possibilità di recuperare. Assolutamente. Sempre. Sempre importantissimo. Ma la cosa, la criticità trovo è quando invece ci si convince, non so, io personalmente uno dei commenti che più mi... è quando ti dicono, vabbè, ma allora devo controllare tutto quello che dico. Sì, certo. Ma più che controllare, sviluppare una responsabilità, anche qui in senso etimologico, verso quello che si dice. Cioè essere consapevole che quando esercito comunque un ruolo educativo, le mie parole per un bambino, una bambina o dei genitori che mi chiedono aiuto, perché comunque percepiscono una difficoltà, non... si sentono inadeguati, vorrebbero fare di più, vorrebbero che il loro figlio fosse in un modo piuttosto che in un altro, e venire dallo psicologo o chiedere all'educatore cosa posso fare, significa anche esporsi al giudizio. Se noi non siamo consapevoli di questo, li giudicheremo. O rischiamo di aumentare il loro senso di inadeguatezza. Adesso non si usa più, ma tanti psicoanalisti tra la prima e la seconda guerra mondiale, dopo la prima e la seconda guerra mondiale, soprattutto dopo la seconda, una delle tante era François Dolteau, facevano delle trasmissioni radio in cui rispondevano alle domande dei genitori, e se uno va a guardare le trascrizioni di queste trasmissioni, quasi sempre, l'adulto come altri, diceva, non dava la soluzione, diceva guardiamo bene che cosa accade, faceva arrivare il genitore alla sua risposta, perché la sapeva, se si fermava a riflettere non si giudicava. Ecco, quella deve essere la funzione di un professionista. Certo. Insegnare a guardarsi e a guardare, a trovare gli strumenti che ci sono in una relazione buona, perché se uno chiede aiuto vuol dire che gli importa abbastanza del proprio figlio, della propria figlia, e dell'essere un buon genitore, di fare il meglio possibile. Quindi assolutamente hai già qualcosa da cui partire, ecco. Bellissima, no, bel percorso e un bel ragionamento tra la propria storia, la tua storia personale, e come trasformarla in qualche cosa che abbia senso per gli altri, o comunque in senso più ampio. E questo, e quindi, penso che vada bene anche per i genitori, scusami se ti interrompo, no, cioè è la propria esperienza personale, la capacità di vedere se stessi e il proprio figlio, che è quello, non è quello del libro che scrive lo psicologo di turno. Io detesto i miei colleghi che fanno i consigliologi. Io ci salvo, per esempio mia sorella l'altro giorno mi ha chiesto, senti, ma contro, non ho nulla contro quel libro, ma conoscendo la famiglia a cui vorrebbe regalarlo, gli ho detto assolutamente non comprarlo, cioè non regalarglielo, il metodo danese per crescere bambini felici, non esiste il metodo per crescere bambini felici. No, perché poi fa titolo marketing all'altro, cioè. No, assolutamente. Guarda, ricordo l'intervista che abbiamo fatto con Isabel Filiosa durante il summit, e la mia piccola gaffa è stata proprio chiederle, sbagliando termine, cioè ovviamente volevo un'ultima parola da dare ai genitori, ma ho usato la parola consiglio, e le ho detto no, guarda, io consigli non ne do mai, perché
non esiste il consiglio, esiste una relazione unica, eccetera, insomma, quello che stai dicendo, ma di cui sono fermamente convinta, assolutamente, ma è difficile, è più difficile fare questo processo, anche personalmente lo vedo, che alle volte hai proprio questa tentazione di dire no, ma sì, ma tu sei così! Non te lo dico io come fare, ma lo so, ma non lo vedi, ma non capisco, milioni di volte ce l'ho. E non è che sempre riesca a frenarmi, qualche volta questa fesseria la faccio anch'io, anche se ci ragiono spesso. Poi la seduta successiva, una di consulenza, piuttosto di terapia, siccome in genere poi ci rifletto, penso, scrivo, allora mi correggo. L'importante è là, se non te ne accorgi invece mannaggia. E così abbiamo già toccato un po' dei temi di cui volevo chiederti, di cui volevo parlare oggi, che è l'importanza della fiducia in sé e della fiducia nel bambino per costruire questa relazione parliamo sempre di un'ottica di educazione positiva. Perché ci vuoi parlare di fiducia e che cosa vuol dire fiducia in noi come adulti e avere fiducia nel nostro bambino? Perché è importante? È importante perché avere fiducia in sé permette di trasmetterla, questa fiducia, prima di tutto. Cioè, se la mamma o il papà pensano che comunque una soluzione la troveranno, un problema, che c'è da qualche parte, uno la cerca, due trasmettono al bambino o alla bambina che magari è in difficoltà che faremo un percorso, ma ci arriviamo. Cioè non siamo in panico insieme a lui, non ci blocchiamo insieme a lui, siamo in connessione con lui, cioè sentiamo che c'è qualcosa che sta accadendo, c'è un percorso che dobbiamo fare per arrivare a trovare una risposta a un bisogno, a un momento di malessere che può esserci, piuttosto che di fastidio, insomma. Questo sì, cioè, ma partire dalla fiducia, prima in sé e poi nell'altro, permette di fare questo percorso senza correre come un disperato. Oddio, ho i timi piantati. Oddio, se non lo risolvo, su quanti genitori sentono così? Sì, ma però vedi, è sbagliato. Tempo. Dobbiamo imparare l'arte della pazienza. In una società frettolosa come la nostra, questo è... Mi toglie le parole, stavo proprio per dire... controintuitivo è poco. Stavo proprio per dire, ma perché nasce, credo, e scusami se poi ti lascio continuare, ma la dimensione del tempo la vedo proprio nasce fin da quando siamo in maternità con il neonato, no? E quanto è naturale sentirsi, insomma, all'inizio, quando è il primo figlio, soprattutto oggi che non siamo più abituati, come poteva essere un tempo, ad avere tanti parenti vicino che avevano già avuto figli, per cui confrontarci continuamente, no? Con il fatto di avere un neonato. Magari ci troviamo che siamo i primi ad averlo e nell'entourage, no? E quindi penso sia naturale sentirsi un attimo spersi di fronte a questa creaturina. E come si costruisce questa fiducia? Osservando e imparando a interpretare, no? Quelle microscopiche cose, perché all'inizio che il bambino non ti parla è interpreti il pianto, interpreti con il toccare, con il prenderlo in braccio, con queste sensazioni fisiche, un po' anche di intuito, no? Sì. E però non siamo abituati a fare questa cosa qua. Io mi ricordo, io sono un'iperattiva e sto imparando a prendere questo tempo, meditare, eccetera, ma di natura mia, e quando ho avuto i figli era corri, fai, esci 3 giorni fuori, vai a fare passeggiata, prendi. Per cui proprio riconosco anche me questa, ho riconosciuto e riconosco ancora questa difficoltà a volte nel metterci in pausa, no? Nell'uscire da questa dimensione di più cose faccio durante la giornata e più valgo in qualche modo, più riesco a fare multitasking, più cose riesco a fare e più sono importante o più sono brava. Il multitasking ci ha rovinato quella parola. Vero. Ma insomma ti lascio fare, vai. Infatti hai detto naturale, che è la parola chiave, cioè il tempo naturale è una cosa. Il tempo dei bambini, per esempio, quando sono piccoli, quando ancora non sono, tra virgolette, oramai
messi nel ritmo che della nostra siccità frettolosa, è il tempo dell'esperienza. Da adulti noi il tempo dell'esperienza l'abbiamo un po' perso. Noi abbiamo il tempo dell'orologio, il tempo del cartellino, il tempo dell'idea che dobbiamo fare per forza tante cose insieme. Cioè, chi ha tempo chiedo, non aspetti tempo. Chi ha tempo non aspetti tempo. Sì, sì, ci sono tutti questi modi di dire. Tempo e denaro, mattina l'ora in bocca, quindi non sprecare tempo a dormire. Chi dorme non piglia pesci. Eccetera. Cioè quest'idea che ci sia un tempo limitato, giusto, è corretto per raggiungere un obiettivo. Quello non è il tempo dell'esperienza, soprattutto per un bambino che incontra per la prima volta un certo tipo di esperienza. Cioè, se tu lo accompagni col cronometro alla mano, inevitabilmente lui non ti sta dietro, non è il suo. Io dico sempre ai genitori, quando parlo della famosa autonomia, che il bambino si deve imparare a mettere le scarpe da solo, a mettere la giacca da solo, dico: va benissimo, sappiate che questo richiede che voi abbiate tantissima pazienza, perché lui comincia a far così e già ve lo vedo sempre o quasi il papà o la mamma chi dice: ah, bravo, adesso ti aiuto io, sì, però facciamo presto perché dobbiamo andare, guarda che deve chiudere l'asilo, guarda che deve... Allora gli stai mandando due messaggi contrastanti, cioè prenditi il tempo per imparare, ma non troppo. Ah, no, ma guarda, mi sono dovuta mordere la lingua, sai quante volte nella stessa situazione ogni tanto mi dico: no, più stai zitta, sta facendo da sola, zitta, non ha bisogno del Twitter, ferma, e ce l'ho lì, dai. Se ha bisogno d'aiuto lo chiede, o con le parole o col gesto. E quando si dà l'aiuto, però magari il bambino lo chiede, passatemi il termine, perché capisce che tu hai fretta, comunque quindi collabora con te, perché sente quello che vuoi. I bambini entrano subito in connessione, quindi dicono: beh, allora facciamo così, e dargli un aiuto un po' meno di quanto lui vorrebbe. Cioè, per esempio, devi mettere la scarpa, io ti aiuto solo un pezzettino, per il resto ti faccio vedere, non riesco apposta a spingere la scarpa su tutto il tallone, e accompagno la tua mano in modo che tu hai il senso che quella cosa la puoi fare e la fai tu. Ed è diverso da: ok, va bene, bravo, sei stato bravo, però adesso faccio io. Sì. Che lì ancora abbiamo comunque aspettato quel margine di tempo per lasciare al bambino fare, esatto, l'esperienza, ma quante volte non lasciamo neanche il tempo e partiamo solo appena vediamo la prima difficoltà, vabbè dai faccio sì, io. Sì, vabbè dai faccio io la prossima volta, però... Ma ti raccontavo prima di, lo racconto anche qua, stavo prima di iniziare l'intervista, di questo video che mi ha colpito tantissimo, di questa bimba di 6, non mi ricordo se aveva tra i 6 e 8 mesi, comunque insomma era nel suo tappetino gioco e cercava di raggiungere questo oggettino, questo gioco, un giochino di quelli per bimbi, tutto colorato, e per 2 minuti e 30 secondi... questa tensione pazzesca di questa bambina che si spinge, si stiracchia, si arrotola, fa di tutto, fino a poi riuscire a prendere questo gioco. Ma quei 2 minuti mi sono sembrati eterni a guardare, una tensione interna che mi sono mentalmente congratulata con la mamma, perché al suo posto probabilmente gli avrei già mollato sto giochino in mano mentre lei era lì tranquilla che le faceva il video, felice. Sì, sì, sì. Ma mi illustra benissimo quanto formativo sia per i bambini, no? Il fatto che la bambina non ha pianto, non ha fatto nessun genere, era tranquillissima, concentrata sul suo obiettivo e ce l'ha fatta, e quanto è formativo per lei, no? E per la sua autostima il fatto di esserci riuscita. E quante volte ho privato i miei figli di questa... Di aver insistito sì, e aver raggiunto l'obiettivo. I bambini hanno quella faccia quando raggiungono un obiettivo dopo tanto sforzo che... Cioè, proprio come il cosiddetto rigore ai mondiali, no? l'espressione beata. Se tu ti metti in mezzo con l'espressione beata, non ce l'avranno.
Mi ricordo di una volta una mia paziente che appunto portava questo rapporto con i suoi figli, che poi era figlio del rapporto che lei aveva avuto come figlia con i suoi genitori. Allora le feci fare questo esperimento. Dico, ma immagini che allora lei è sul divano, sua figlia è lì per terra sul suo tappeto, gli sfugge la pallina, ancora gattonava la bambina. Allora, la bambina comincia, incontra un ostacolo, sta piangendo. Cosa fa? Volevo vedere dopo quanto, proprio solo a livello immaginativo, avrebbe preso la pallina al posto suo. Io mezzo ancora secondo, prima del proprio. Pianto, probabilmente. Mezzo secondo, proprio. No. Come si fa? La sua idea, la bambina stava soffrendo, cioè la bambina non stava facendo un percorso, non riusciva a raggiungere qualcosa. Beh, ma voglio dire, allora le chiesi, ma perché secondo lei non capiterà mai a sua figlia di non riuscire a raggiungere un risultato? Pensi che qui, ecco, la sua mamma a casa sua, e se di fronte a quella frustrazione si ferma, c'è un adulto che gli vuole bene, che lo può aiutare a farne tesoro e a dirgli, mi spiace, sento che sei arrabbiata, riproviamo. Fuori da casa, certo. Difficilmente. Quindi questa cosa è importante che la impari nel tuo contesto più sicuro. Assolutamente. Può essere quello della famiglia. E quindi tocchiamo due dimensioni, quello della fiducia e anche quello di come concettualizziamo l'errore. Quindi ti chiederei, la prima cosa che mi viene proprio in mente è come si costruisce, perché è evidente che se non abbiamo fiducia in noi è difficile averla nel bambino, no? Spesso le cose vanno insieme. Come facciamo a costruire quella fiducia in noi per primi se non ce l'abbiamo? Perché spesso il problema si pone proprio perché ci pone davanti, no, a questa fragilità. E che cosa ha a che fare l'errore in tutto questo? O il modo in cui vediamo l'errore? Ah, è una domanda complicata, Allora, per esempio, se abbiamo un compagno o una compagna che rispetto a questo è più rilassato di noi, in questo senso osserviamolo e facciamoci aiutare, no? Nel senso che la genitorialità comunque, laddove le condizioni lo permettano, è un lavoro di squadra. Da solo assolutamente no, è troppo. Diceva che ci vuole il villaggio, appunto, secondo me. Esatto, ci sarà un bel motivo. Non cioè, era ci vuole una cultura che ti sostiene, ci vogliono degli appoggi quando hai meno forze, sei più arrabbiato, sei più in difficoltà, ci sono dei temi che ti toccano in maniera particolare, di cui devi prenderti cura tu per primo, prima di poter affrontarli con i tuoi figli. Se comunque hai già una consapevolezza di questo, io dico sempre che se ti rivolgi, arrivi a rivolgerti, non dico allo psicologo, ma alla maestra, al nido, piuttosto che alla scuola dell'infanzia, ecco lì è particolarmente importante che trovi un contesto che ti aiuta in questo lavoro di cercare la tua soluzione osservando. Cioè osservando quello che accade, prima di tutto nella relazione, cioè cosa accade quando tuo figlio non riesce a mettersi le scarpe, o ti sei, oddio, è pigro, è troppo, forse ho fatto troppo per lui, è per questo, cioè, questo è importante, cioè rendersi conto di che cosa accade, poi da lì puoi partire per cercare una soluzione, e un buon professionista questo lavoro lo fa nel senso che ti fa arrivare, come dicevamo prima, no? a trovare la tua soluzione. Certo. No, ma ritorniamo al discorso del tempo, del dare il esatto. Tempo anche a se stessi per osservare cosa succede banalmente, cioè senza anche prima di intervenire. Anche enfatizzare e accorgersi non solo di quando non riesci. Questo è un processo che faccio sempre in consulenza.
cioè mi dica le cose che funzionano meglio nella relazione con suo figlio o con sua figlia. E vediamo perché quelle cose funzionano meglio. Ah, perché lì non mi metto a correre? Perché lì c'è più tempo? Perché lì sono più sicura? Quindi, per allora già hai degli elementi. E poi soprattutto, tutti coloro che hanno a che fare con i genitori, io dico sempre, da quando ancora sono stanno aspettando il loro bambino o la loro bambina, trasmettergli fondamentalmente il messaggio che la genitoria, il rapporto genitore-figlia si costruisce giorno per giorno. Non si sa niente in anticipo, non c'è un metodo per far dormire i bambini tutta la notte, non c'è un metodo, per... no. Assolutamente no. Jesper Juhl dice, se trovate qualcuno che parla di un mio metodo, ditemelo, e lo diceva perché è morto, che lo vado ad uccidere, lo vado ad ammazzare. Praticamente voleva dire il contrario di quello che penso, che dico, che pratico tutti i giorni, cioè guarda a te stesso e a tuo figlio, a nessun altro, se no nascono quelle cose, oddio, quello ha già parlato, il mio, oddio, ma già cammina, quelle cose terribili che cadono nei gruppi, ahimè prevalentemente fra mamme. Sì, sì, è vero. Della checklist, ce l'ho, non ce l'ho. Ah, ma te lo dico io come fare. Sì, sì, cioè, è come se... utilizziamo questa cosa, assolutamente. Il comportamento del figlio fosse in realtà un indicatore del nostro valore come genitori, quando in realtà... A scuola, no? Fino a certo. Quando i genitori ti dicono, ma si rende conto, abbiamo preso 5. Dico, avete? Lei era lì? Ha fatto anche lei il compito di matematica. Ma abbiamo studiato insieme. Ah, allora forse doveva studiare da solo. E lì sta il problema, nel senso che c'è qualcun altro che ti priva della responsabilità del tuo apprendimento. Torniamo al vocabolario di cui parlavi prima. Che non vuol dire che non fai i conti col tuo modo di imparare. Non fai conto coi tuoi di tempi per apprendere, e questa cosa la impari solo facendo e sbagliando. Esattamente, perché se lavori sul tuo apprendimento, anche questo rispetto alla scuola, no? Cioè una scuola che è uguale per tutti e non ragiona sugli stili cognitivi di ciascuno, non può che ritrovarsi con studenti passivi, superficiali e che poi non usano le loro potenzialità al massimo. Certo. Perché tutti dobbiamo fare la stessa roba, così, nello stesso tempo e... Non è possibile, cioè non siamo fatti così. Non è possibile. Esatto, no, proprio no. Se no il povero Gardner ha parlato di intelligenze multiple per niente. No, certo, no, ma... Lui letto... come molti altri. Certo, esatto. No, infatti facevo riferimento, tra le altre cose, anche al tipo di... all'approccio all'apprendimento basato sulle dominanze, quindi sull'occhio, l'orecchio, sull'emisfero cerebrale, quanto questo abbia un'influenza proprio in cose pratiche, su dove sei seduto, in quale banco, su come ti si rivolge, e quanto ci siano delle incomprensioni anche semplici, del tipo non mi guardi in faccia vuol dire che mi stai sfidando, quando magari invece è solo che il bambino è intimidito perché è sotto stress. Ma come, già come sono fatte le aule scolastiche, ti dice l'idea che hai dell'apprendimento. L'aula scolastica in cui non c'è mai la possibilità di guardare fuori, in cui si è tutti in fila in un banco scomodo che non permette movimenti più naturali nel corpo, dove non c'è circolarità, non circola un tubo, ecco. Molto, molto banalmente, ecco. È vero. E... mi veniva in mente, ti chiedevo una riflessione in merito, questo legame tra la fiducia e l'errore, perché mi sembra di percepire che, visto che abbiamo un passato, no, e anche un presente, in cui l'errore viene visto come qualcosa di cui vergognarsi, per cui piuttosto mi trattengo dal fare, perché se sbaglio
so che verrò giudicato, verrò magari sgridato, mi vergognerò di quello che ho fatto, quindi piuttosto non faccio. E da qui una mancanza di fiducia in me, perché siccome mi trattengo e non faccio, mi mancano le occasioni, no, di mettermi in gioco, di fare, di provare me stesso che sono capace, che riesco, e quindi di costruire anche questa fiducia in me tramite l'errore. Eh sì, perché la fiducia ti permette di darti il tempo di osservare, fare un percorso e vedere gli effetti che ha. E se uno fa un percorso, dicevamo prima di collegarci, le parole etimologicamente hanno un senso. Errore ha la stessa radice di errare. Vuol dire che io mi sono messo in moto, sono andato verso qualcosa, quindi sono stato attivo. È ovvio che se mi muovo corro dei rischi, tipo quello di sbagliare appunto e di cadere, di incontrare un ostacolo e quant'altro. Ma per come siamo fatti, proprio da un punto di vista cerebrale, come dicevamo, l'effetto della nostra azione, quindi anche dell'errore, ci consente di autocorreggersi. Non a caso siamo tutti innamorati della Montessori, i materiali montessoriani sono autocorrettivi, cioè l'esperienza è fatta in modo tale che tu non puoi ottenere l'effetto sino a che non hai capito la logica che ci sta sotto. Ma ci devi, cioè non hai bisogno di nessuno che ti dica come fare, lo devi provare, no? E il nostro cervello funziona così. Impariamo a camminare, a stare in piedi, cosa fondamentale, in questo modo, cioè cadendo. Dalla caduta, non mi impara prima a mettere le mani avanti, poi a un certo punto, quando sta in piedi, a bilanciarsi, perché vede che casca sul sedere, allora dice, mi metto un pochino più avanti, poi mi sposto un po' più a destra. Sì, bambini che imparano a camminare sono divertentissimi, mentre cercano di trovare il loro baricentro. Certo. Non chiedono niente a nessuno, fanno una delle cose più difficili nel mondo e la fanno cadendo, rialzandosi, cadendo, rialzandosi, cadendo, rialzandosi. Se un bambino cade e non si rialza, matematico, è perché c'è qualcuno che quando cade arriva e dice, oh, poverino, ti aiuto io, e lo tira su. Classico. Bambino, naturalmente, se no, assolutamente, cade, si rialza. C'è quello che piange, c'è quello che si incazza, hanno tutti delle reazioni diverse a seconda del temperamento del bambino, però si rialzano. Se nessuno si intromette, si rialzano. Vero, no, bellissimo esempio. Infatti ti volevo chiedere se hai anche qualche altro esempio che possiamo, così, di come possiamo mettere in pratica nella vita di tutti i giorni questi principi. Abbiamo già citato la scuola e sì, il rapporto allo studio, l'imparare a camminare. Ma per esempio un bambino a tavola quando deve imparare, no? Io lavorando al nido, alla scuola dell'infanzia, quando deve imparare a versarsi l'acqua da una brocca. Allora, ovviamente deve scegliere una brocca che sia adeguata alla presa di un bambino, se è troppo pesante. Ovviamente lì è un problema ambientale. Il momento in cui l'hai trovata, è in cui il bambino ha capito come mettere la mano, dopo comincia i primi esperimenti. Il primo è l'acqua sul tavolo, sulla tovaglia, piuttosto che... Allora lì gli dici, dov'è finita l'acqua? Nel bicchiere? No. Allora provi ad avvicinargli un pochino il bicchiere, per esempio, a reindirizzargli un pochino la mano, poi la molli. E vedi se lui ha interiorizzato il gesto. Magari la prima volta ci riesce, ma ne mette troppa. O ne mette troppo, poca. In genere ne mette troppo al bambino, perché poi ha perso quindi fuoriesce. E fai notare anche lì la conseguenza. E lo aiuti in un'azione correttiva. Dopodiché lo lasci di nuovo riprovare. Certo, e questo, ecco, implica... Che tu non dici, oddio!
non solo che gli dai forse modo di, perché io quello che sento spesso è che il genitore si sente in dovere e in diritto di essere lui a pulire, a rimediare alle cose. Ah, quello è perché il bambino non lo farebbe bene quanto lo farei io adulto, e quindi quando il bambino rovescia mi arrabbio perché poi so che sta a me pulire. Allora, ecco un'altra cosa. Hai bagnato? Pulire non è una condanna. Vabbè, come donne un po' ce l'abbiamo. No, ma lasciamo perdere, sarebbe... Ha avuto ragione, dobbiamo insegnare ai nostri figli appunto, a farlo. Appunto, pulire non è una condanna. Quindi, dopo che hai bagnato, prima raggiungiamo la... Lui che? Si pulisce. Ecco qua, che ti dà, pulisci. E io ai bambini faccio, è asciutto? C'è ancora acqua? Cioè, finché non è pulito, proprio sono un po' tedesca in questo. Però loro sono soddisfatti, non li vedo frustrati, eh? Hanno modo proprio di essere i protagonisti della loro azione, sia nella loro riuscita che nella correzione di quello che non è andato. Allora imparano a non dipendere, che per un bambino è fondamentale, perché ci sono cose in cui necessariamente dipende da qualcun altro, certo. Per la maggior parte del tempo e dei giorni. Quello in cui invece può sentirsi capace, che è un'esperienza che non solo i bambini, ma tutti noi abbiamo bisogno, sentirci capaci in qualcosa, dire che siamo in grado di fare le cose, è fondamentale per l'autostima di un essere umano. E la impara da piccolo. Se ogni cosa gli dici, no, sei piccolo, no, ci penso io, no. A parte che tutte le frasi che iniziano col no danneggiano il cervello, perché il bambino si blocca al no, quello che viene dopo se l'hai già perso. Quindi dico sempre, iniziate le frasi mai col no. Avevo studiato questa cosa qualche anno fa e mi ritrovavo con alcune mamme che ci beccavamo al parco perché ci riconoscevamo, perché iniziavamo la frase con no, poi ci bloccavamo e ci mettevamo a cercare, aspetta, adesso come che gliela riformulo questa frase, quindi ci riconoscevamo l'un l'altro. È difficile, questa è una delle cose più difficili. Parlavamo prima di linguaggio, questa è una delle cose più difficili da fare. Parlare solo in senso affermativo. E in più non, come dico io, aprire il tavolo dei negoziati dell'ONU ogni volta che dobbiamo spiegare qualcosa a un bambino. Cioè, veramente è intollerabile. Cioè, anche no! Ci sono alcune cose che non sono negoziabili, esiste anche questo. Fare i conti col potere che uno si prende, perché ce l'ha. Certo, ovvio, ma anche questo richiede di fidarsi. Assolutamente sì. Io, guarda, mi riconosco in pieno, perché uno dei miei percorsi è stato proprio rendermi conto che con mia figlia, nelle problematiche che avevamo e delle crisi, era proprio perché io le lasciavo, cioè andavamo avanti un'ora nelle discussioni e quindi era un'escalation, no? Perché lei continuava ad argomentare, io rispondevo, argomentava, 4 anni, no? Perché mi faceva paura, ovviamente non a livello consapevole in quel momento lì, ma mi faceva paura il dire... O meglio, non è che mi facesse paura, non avevo quella sicurezza di quello che volevo, del limite che volevo porre. Mi mettevo in costante discussione, quindi ho detto che ma magari potrei cedere, ma magari potrei, ma in fondo ho ragione. Ed ero talmente io non sicura che quindi dall'altra parte era un continuo. Ma ci è voluto del tempo per prendere... E questo è il processo chiave per dare delle regole ai bambini, ma anche a se stessi. Sì, certo. Cioè riconoscere che ci sono dei limiti. Ci sono dei limiti nelle cose che può decidere un bambino, come ci sono dei limiti nelle cose che può fare un adulto per un bambino. Non posso fare l'esperienza al posto tuo, non posso impedire che tu incontri l'ostacolo. Per esempio, avere chiari i propri limiti e i propri confini ci permette di non oltrepassarli, quindi di non sentirci frustrati, arrabbiati e inadeguati, perché questo in genere accade quando io non so quali sono i miei limiti fisici. Questo è tipico delle donne. Sì, cioè noi, delle mamme poi a maggior ragione. Mi è capitato tante cioè, volte anche con altre io mamme. Penso di dover essere sempre compensiva, di dover voler giocare tutti i giorni con mio figlio e di amarlo sempre. No, ogni tanto è insopportabile. Però è insopportabile. Uno che frigna per 10, 15. Ma la grande consapevolezza è stata acquisire e quindi poi riconoscere
quando, che in fondo, quando questa grande frustrazione e anche il risentimento che a volte abbiamo nei confronti degli altri, dei nostri figli, dei nostri compagni, nasce da non essere noi in grado di porre i nostri limiti, i nostri confini, come dicevi tu, e quindi di aspettarci che siano gli altri a riconoscerli, a difenderli al posto nostro, e quindi di coltivare risentimento quando questi limiti gli altri invece non li vedono, perché se tu non sei tu per prima a porli, a presentarli, non è che l'altro può arrivare al tuo posto, no? Però... modo migliore per mandare un figlio in terapia è ripetergli nel corso della sua vita: io ho fatto tutto per te, ho sacrificato qualunque cosa, ma meno, fai meno. Così posso anche fare io qualcosa per me, no? E soprattutto non sarò costretto, per ottenere amore, perché poi io lo imparo da te, a fare oltre, di più, tutto, andare sempre oltre i miei limiti. Certo. E riveniamo con la nozione di tempo e fiducia, perché penso che per arrivare a questo livello di consapevolezza, non solo di consapevolezza, ma proprio di dirsi, di riconoscere qual è il mio limite, vuol dire che prima di buttarci noi, prima di fare, prima di partire negli automatismi, dobbiamo saperci fermare e chiederci: qual è il mio limite? Voglio fare questa cosa o no? Sono stanca e quindi voglio dire di no, e dirci che abbiamo diritto di dire di no. Certo, pensiamo a una cosa come l'allattamento. Quante donne si sentono in colpa perché non hanno abbastanza latte? O perché appunto capitato il latte, ognuno c'ha il suo, c'è un termine, c'è chi ne ha di più, chi ne ha di meno, cioè non è una mia, è una cosa corporea, fisiologica, e va bene, questo è il mio latte, questo è quello che ti posso dare. L'esperienza della nutrizione non è il latte di per sé in termini di quantità, è l'importanza di un certo tipo di contatto, di un certo tipo di tempo. Io dico, meglio una che ha meno latte, ma quando è a contatto col proprio figlio e lo allatta, è veramente in connessione con lui, di una che è piena di latte, ma contemporaneamente risponde al cellulare, piuttosto che pensa a tutti i casini che ha in ufficio. Non sei in connessione. Gli stai dando latte, ma non gli stai dando altro. Grazie, direi che abbiamo sviscerato un sacco di tematiche super profonde. A te. No, volentierissimo. Potrei continuare ancora, però magari ci vediamo in un'altra... Vogliamo sfidare. Esatto. No, penso che siano temi molto interessanti, perché, ma proprio perché hanno un'applicazione... non solo nella relazione con i bambini, ma con la relazione a noi stessi e quindi agli altri. E tante volte noi prendiamo il problema come o è lui che è così, è il carattere così, e quindi una roba che una condanna definitiva a vita, oppure come appunto un problema dell'altro, anziché un guardare la relazione e qual è la mia parte nella relazione, no? Non so cosa ne pensi, ma parte, questo è fondamentale, che è una parte, c'è una parte che compete a me, c'è una parte che compete all'altro, figlio, compagno che sia. È ovvio che poi a seconda dell'età e delle competenze sono diverse, ma da un punto di vista di responsabilità ne ho un pezzo io, ne ho un pezzo un altro, cioè è una relazione, non è uno che... E spesso andiamo a cercare di controllare la responsabilità dell'altro anziché andare a guardare la nostra relazione automatica. Ma siccome siamo in cammino e in percorso, ogni giorno è buon giorno per ripartire e imparare. E fare il passettino in più. Assolutamente. Ti ringrazio Carmen infinitamente. Grazie a te. E spero una prossima intervista insieme. Va bene, alla prossima. Allora, buona serata. Buona serata, ciao.